Mister Lattanzi, terza gara interna, un punto importante, una squadra che ha giocato decisamente meglio nella prima frazione di gioco, poi nel secondo ha rischiato anche qualcosina. Sì, sono d'accordo, credo che abbiamo fatto meglio noi il primo tempo e meglio loro il secondo, quindi un tempo per parti e da questo è scaturito un pareggio che credo sia giustissimo. È chiaro che gran merito va anche alla Pergolese, perché quando vai a incontrare una squadra che viene da quattro sconfitte consecutive, sai di dover aspettare una squadra molto aggressiva e così è stata, che non ti fa giocare, che non ti concede quasi nulla e questo appunto è quello che è scaturito oggi. Credo che abbiamo fatto bene il primo tempo, forse se riuscivamo a passare in vantaggio, magari la partita poteva essere diversa con quel calcio di rigore fallito. Poi abbiamo rischiato un po' anche nel secondo tempo, perché poi la reazione degli ospiti è stata forte all'inizio del secondo tempo, quindi noi abbiamo dovuto per forza di cose cambiare un pochettino. Purtroppo manchiamo in questo momento anche di attaccanti di ruolo, diciamo, e quindi dobbiamo un po' variare il nostro sistema di gioco, il nostro modo di giocare, quindi non è sempre facile, soprattutto in casa, poter essere tanto incisivi in area di rigore. E da questo è scaturito il fatto che non siamo riusciti a fare gol, tutto qua. Però la squadra viene insomma da ancora un risultato utile e questo è importante, muoviamo la classifica, andiamo avanti per questa strada, il nostro obiettivo chiaramente è quello di fare più punti possibili, quindi anche oggi abbiamo preso qualcosa e ce lo teniamo credo ben stretto. Allora, mister Fucili, primo punto della stagione, peccato per quella traversa, altrimenti sarebbero stati 3 punti importantissimi. È stata, penso, io parlo per la mia squadra, sono molto contento della prestazione perché all'inizio abbiamo sofferto su un traversone, poi c'è stata questa situazione fortuita di un mano in aria così in maniera involontaria, però è stato fischiato il rigore e lì fortunatamente l'Elvia non ci ha punito, però poi credo che nel corso della partita, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo avuto diverse situazioni da rete, concedendo praticamente niente alla squadra avversaria e se alla fine quella palla invece di traversa e riga fosse entrata, penso che nessuno avrebbe gridato lo scandalo. Da parte nostra di questi tempi ci accontentiamo di poco, però dovevamo fornire questo tipo di prestazione contro una squadra strutturata fisicamente molto più di noi e di conseguenza siamo stati bravi. E adesso c'è solo da lavorare e andare avanti. Sotto il profilo del gioco, specialmente nel secondo tempo, mister, si è visto veramente del gioco, dei passaggi e lineari, una squadra che giocava a memoria per certi istanti. Le caratteristiche nostre sono un po' quelle, in questo momento facciamo fatica a concretizzare e puntualmente veniamo puniti alla minima di attenzione, quindi ci potrebbe essere anche il rischio che subentra un po' di paura, invece penso che siamo venuti a giocarci sta partita a viso aperto, cercando di fino alla fine contrattaccanti, cercando di poterla vincere, non siamo riusciti, adesso dobbiamo solo immagazzinare, un attimo respirare e ripartire martedì. Tra l'altro venivamo da 3 partite anche noi in Coppa, quindi è una settimana un po' particolare.